Carissimi amici, buongiorno. Stiamo seguendo un Doppler all'interno del nostro ambulatorio fisiomedica. Come vedete, il Doppler è un esame facile, poco costoso e che ci dice come sta la nostra circolazione venosa ed arteriosa. Guardate, abbiamo posizionato il nostro repere. Vedete come il flusso è ben evidente. In questo momento ci sta dicendo se la circolazione sia arteriosa che venosa vanno bene, quindi se abbiamo un'insufficienza venosa o se abbiamo una patologia delle arterie. Questo flusso che noi andiamo a studiare attraverso una sonda posizionata sui vasi ci dirà se questo paziente ha dei problemi. Guardate, questa è un'onda venosa, viene dall'interno della vena, è un flusso continuo perché siamo su una vena con un flusso continuo. Se la comprimiamo, il flusso sparisce. Questo ci dice che questa vena all'interno non ha trombi. Vedete? Ci spostiamo sull'arteria, arterie e vene sono quasi sempre vicine, come vedete il flusso è totalmente differente. Potete notare come in questo caso abbiamo preso una vena ed un'arteria insieme. L'arteria è il flusso di fondo, ecco, ve lo indico col dito, la vena invece è questa continua in superficie. Ci troviamo di fronte al cavo ascellare, quella è una vena ascellare e quella è un'arteria ascellare. Certamente tutto il corpo umano può essere studiato attraverso un Doppler. Se sospettiamo di avere un'insufficienza venosa, soprattutto alle gambe, faremo un ecodoppler alle gambe, soprattutto quando ci sono dei segni, gonfiori che compaiono la sera e che spariscono al mattino, formicolio, crampi. Questi ci devono far sospettare che potremmo avere un'insufficienza venosa. Anche il gonfiore è molto importante e va via se noi riusciamo a tenere le gambe sollevate su due cuscini con la testa più bassa. Ora, come vedete, l'esame Doppler fatto con una tecnica esperta, fatta con un apparecchio di ottima qualità, ci dà delle risposte che non ci può dare nessun altro esame. Io vi saluto con questo e vi do appuntamento per il nostro prossimo incontro.